Buonasera a tutti, questo è il secondo Chuck perché abbiamo il presidente che si è emozionato, quindi da come ti prometto non partiamo da te, va bene? Non so. Allora partiamo da Davide, sì. Per chi mi ha spiegato al fuori onda che cosa è questa società, per chi l'ha creata, me lo puoi dire? Sì, in realtà siamo nati quattro anni fa, nell'agosto del 2006. Stavo in campeggio, io, mio fratello, mio cognato e il presidente, mio zio attuale presidente. Veniamo dalla delusione del calcio, ricordo in quel periodo si parlava tanto di calcio. E così avevamo questa idea di realizzare un qualcosa di vero, qualcosa di pulito. E abbinare magari al calcio, il sogno era quello di abbinare qualche opera benefica anche. Così diciamo partivamo da zero, non avevamo praticamente nulla, né palloni, ma avevamo una certezza, cioè sapere che alle spalle ci stava un gruppo di amici, soprattutto in quel periodo, che ci poteva sostenere in questo progetto che allora era un sogno, oggi è diventato realtà e vita quotidiana. Della Dea si parla sempre, tutti i giorni. Nunzio, scusami, mi dite praticamente calcisticamente che cosa avete fatto, perché so che siete gli unici in Italia a fare qualcosa. Sì, il nostro orgoglio è appunto questo. Noi in questo campionato amatoriale ACS siamo stati bravi e fortunati a vincere 4 volte consecutivamente il titolo, ed è record storico in Italia, e questo ci permette per l'ennesima volta di partecipare alle finali nazionali che quest'anno si terranno a Bassano del Grappa. Ho capito. Poi invece tu mi dicevi il nome, di appartenere, me lo spieghi un'altra volta? Nasce dal fatto che il sogno era chiamare la nostra squadra con un nome che si avvicinasse alla nostra città, però per non chiamarlo il nome classico Napoli, così pensai alle origini di Napoli, perché Napoli nasce dal nome Partenope, dalla dea, alla famosa sirena Partenope, e quindi è una cosa era per noi simpatica, e quindi per portare comunque avanti il nome della nostra città, ma in un modo più originale, più storico. Quindi allora ricordiamo che oltre a portare avanti una squadra di calcio, è complicato portarla avanti, perché comunque avete delle grosse spese da sostenere. Voi fondamentalmente, oltre a fare calcio, fate anche beneficenza, volontariato, perché comunque mi dicevate che organizzate delle serate di beneficenza. Abbiamo organizzato diversi gala di beneficenza, da tanti ricordiamo l'appuntamento fisso a Natale all'ospedale Pausillipon, dove in realtà più che altro di donare giocattoli si cerca di donare un sorriso a bambini poco fortunati. Tra le ultime ricordiamo quella di Manuel, un bambino di Ottaviano che purtroppo è morto circa 6-7 mesi fa, doveva andare in America per sottoporsi all'ossigenoterapia. Con quei soldi noi raccogliamo circa 7.800 euro donati all'associazione dedicata a Manuel. La madre con quei soldi insieme a tanti altri raccolti a circa 160.000 euro ha donato un attrezzo all'ospedale Santo Bono di Napoli per diagnosticare il tumore a fondo oculare di bambini soprattutto nati prematuri. Il nostro obiettivo è quello di continuare, come diceva il Presidente, di essere protagonisti non solo nel calcio ma soprattutto nel sociale, che quella è in realtà la vera vittoria di noi giovani. Sembra strano perché si parla sempre male della nostra città, poi uno viene in questo campetto e ne rimane meravigliato, perché voi siete ragazzi eccezionali che oltre a essere bravi calciatori fate anche del bene. Grazie. Mi dicevi che organizzate anche delle... a Natale fate qualcosa? Sì, a Natale organizziamo il pranzo per i poveri, quindi organizziamo circa 500-600 pasti che poi stesso noi li andiamo a distribuire per le persone meno fortunate di noi, insomma, che hanno bisogno addirittura, anche se nel 2010, di cibarsi, insomma. Quindi tu invece sei il rappresentante dei giocatori, quindi sì. Mi diceva Nunzio che oltre a loro i quattro presidenti, ve li faccio rivedere, sì. Anche voi partecipate attivamente alle attività che loro organizzano nel campo del sociale. Certo, oltre insomma a disputare il campionato che ci impegna praticamente tutto l'anno, perché fra fasi regionali che si sono appena concluse e fasi nazionali che si faranno da qui a poco, in questi giorni partiamo penso giovedì mattina, quindi insomma tutto l'anno lo impegniamo nell'attività calcistica, però poi noi partecipiamo anche attivamente direi alle varie iniziative che l'associazione organizza, non solo con gli enti proprio territoriali ma anche per esempio con strutture di tipo sanitario, insomma cerchiamo di contribuire, di migliorare un po' le cose nel piccolo, voglio dire, non è che facciamo grossissime manifestazioni, però nel piccolo cerchiamo di contribuire, di migliorare un po' la città.
considerando il fatto che, voglio dire, le istituzioni non sempre sono presenti, però noi anche attraverso, spesso ci autotassiamo, poi voglio dire, giustamente i presidenti, qualche permesso di tutti i presidenti, contribuiscono logicamente più degli altri economicamente alla gestione dell'associazione e del gruppo, poi della squadra. Ragazzi, io vi voglio ringraziare perché fate tanto per gli altri. Vi voglio chiedere un'altra volta il nome e quello che fate. Francesco allenatore. Io sono sempre e comunque il presidente. Sei sciolto. Ufficialmente il vicepresidente, ufficiosamente il direttore. Giocatore. Grazie, dimmi tutto. Ovviamente vorrei ringraziare anche quelle persone che non hanno avuto modo ovviamente di essere riprese, cioè quelle persone che sono alle spalle della nostra società, come ad esempio Sorenillo Francesco e tutti i genitori che ci seguono, gli amici che comunque rendono possibile quello che era da parte nostra. Un'ultima cosa, dico, giustamente come diceva Francesco, tutto questo non sarebbe possibile se non ci fossero loro, i ragazzi, perché da ricordare che loro veramente fanno tanti sacrifici e per venire a fare una partita di pallone e per le iniziative di beneficenza che solitamente facciamo. E inoltre voglio ricordare che comunque la nostra associazione negli ultimi anni sono circa 500-600 associati, quindi abbastanza. Allora, noi li aspettiamo, questa casa noi li facciamo venire qui e li salutiamo tutti. Allora, la cosa che mi domando, se dei ragazzi che giocano a calcio riescono a fare tanto, voi che vi state guardando questo video, perché non fate qualcosa anche voi? Tanto in fondo, signor Presidente, è facile dare una mano a qualcuno. Quando si vuole, tutto si può fare. Tutto è facile. I fondatori della Dea Partenopi, una squadra di calcio che sta facendo tanto nella sua città. Allora vi presento il presidente Nunzio. Nunzio, ci spieghi un poco che cosa state facendo, chi siete e che cosa state facendo. Allora, come dicevi tu, siamo un'associazione Dea Partenopi, una giovane associazione formata da tanti giovani. Siamo nati attraverso la passione per il calcio e poi appunto avendo tanti giovani da sviluppare, no? Ma il primo